Come l'Odissea e come l'Eneide, la Divina Commedia è un poema che racconta un viaggio straordinario ai limiti dell'umano, un viaggio che Dante compie nell'aldilà. Un viaggio apparentemente impossibile che è insieme un'esperienza concreta e simbolica. Allegoria e realtà sono dimensioni del viaggio dantesco che si compenetrano e si intersecano continuamente in sintonia con la visione del mondo propria del Medioevo. In questo video ripercorreremo le tappe del viaggio dantesco nelle tre cantiche della Divina Commedia. Il viaggio descritto nella Divina Commedia è concreto ma anche simbolico. I luoghi, gli incontri, i tempi stessi rimandano a precisi significati. Il racconto inizia all'alba del Venerdì Santo dell'anno giubilare 1300. Al tramonto del sabato, con l'amorosa guida di Virgilio, Dante ha attraversato la valle inferna ed è giunto al centro della terra. Di lì risalito, la mattina di Pasqua, si trova sulla spiaggia del Purgatorio. Con un cammino interrotto da pause di riposo, raggiunge la cima del monte nel sesto giorno di viaggio. Dopo aver trascorso la mattina nel paradiso terrestre, compiuti i riti di purificazione, comincia, in compagnia di Beatrice, l'ascesa alle rote dei cieli. La commedia si conclude al mezzogiorno del settimo, con la visione di Dio, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.